Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 13 novembre 2015, come ogni mattina in diretta per parlare delle notizie che arrivano dalla provincia di Lucca, ma per dare uno sguardo anche alle notizie nazionali e internazionali. Siamo arrivati al termine di una settimana ricca di spunti, ricca di notizie, insomma, vedremo anche cosa dicono i quotidiani, però in questa puntata, ve lo dico subito, parleremo di un'arte insomma che molti di voi sicuramente apprezzeranno, il cinema, perché a Lucca è nata, dopo un periodo intenso di preparazione, una nuova realtà, l'Accademia Cinema Toscana. E questa mattina è venuto a trovarci il direttore dell'Accademia, Edoardo Marazzita. Buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi. Edoardo, ci siamo conosciuti questa mattina prima di andare in onda, allora mi permetto di darti del tu, Sì. visto che insomma ormai un po' abbiamo chiacchierato insieme. Perché questa nuova realtà prestigiosa per il nostro territorio, perché lo diciamo subito, è la prima in Toscana con questo tipo di attività che voi svolgete. Spieghiamo meglio a chi non ha sentito parlare nei nostri TG, sui quotidiani, perché insomma i media gli hanno dato molto risalto perché è una bella, davvero Fortunatamente. nuova realtà. Ecco, che cos'è l'Accademia Cinema Toscana? Sì, allora, è nuova, la formula è sicuramente una formula nuova per il territorio, ma facciamo un passo probabilmente indietro, nel senso, accademia è una parola che suona sicuramente grossa, no? Forse è più facile chiamarla scuola o qualcos'altro, ma accademia per noi significa anche recuperare il suono stesso della parola che ricorda il tramandare esperienza, un luogo nel quale l'esperienza si tramanda. Il cinema, forse più di qualunque tipo di altro, diciamo, opera, di ambiente creativo, artistico, è un ambiente che si fonda proprio sulle esperienze che si mettono in campo sinergicamente per la realizzazione di un prodotto. Quindi recuperare il concetto di maestranze, di manovalanze, che è un po' il gusto artigianale di dire fare cinema, e quindi da qui il termine accademia. Da ciò la formula nuova, cioè non un'area nella quale, sebbene si possa fare, su questo non si discrimina, non un'area nella quale scegliere una materia, un aspetto della produzione cinematografica, intesa come organizzazione, grande macchina, o l'aspetto artistico dei costumi, piuttosto che la fotografia, piuttosto che il montaggio, e concentrarsi su quello con l'ambizione di diventare un regista semplicemente perché si è studiato, ma più altro invece, più che altro invece un percorso triennale, che è il cuore dell'Accademia, all'interno del quale crescere in tutte le materie fondamentali, che per noi sono sceneggiatura, sono regia, sono costumi, sono montaggio, effetto speciale, produzione, tanta produzione, per orientarsi poi, il secondo e il terzo anno, verso una specializzazione, con la consapevolezza di aver compreso quali meccaniche intervengono in ogni reparto, in ogni tipo di attività professionale, mai slegata dalle altre attività professionali e dagli altri professionisti. Quindi anche rispetto, per far capire a chi ci sta guardando, anche rispetto a un'università, che per carità, insomma, no? Molti ragazzi scelgono e fanno bene, l'accademia è un pochino più, come dire, tecnica, più Sì, possiamo dire più professionale, sicuramente professionale. incentrata al fare, quindi quell'artigianalità di cui parlavo prima. Questo non significa che non si studi, non significa che non ci sia teoria, anzi, ogni anno nel percorso triennale sono previsti esami, e sono esami veri, quindi per gli studenti, per quanti si iscrivono da direttore, lo ricordo, sono esami veri, che significano anche, ahimè, dolori. Dicevo, è sicuramente importante la base pratica dell'applicare le conoscenze, quindi ci saranno tutta una serie di ore dedicate alla pratica, ma poi anche di possibilità esterne di mettere in pratica quello che si è studiato, quindi di lavorare concretamente in relazione ad altre realtà, come possono essere partner, come possono essere dei festival, come possono essere vere produzioni, perché la nostra grande intenzione è quella di... Non è un ufficio di collocamento all'Accademia, nessuna scuola può esserlo, ma sicuramente lo sforzo che vogliamo fare è quello di accorciare la distanza tra la formazione e la possibilità di lavoro. Infatti la cosa che mi ha colpito questa puntata nasce proprio dall'interesse che ha suscitato il progetto nei media, nei giornalisti lucchesi, perché insomma avete presentato questa realtà poche settimane fa quando avete Sì. aperto le iscrizioni per il corso alle triennale, poi ti chiederò com'è andata questa iscrizione. Anche
anche sul vostro sito internet, in effetti voi dite, no, formiamo i nuovi professionisti dell'audiovisivo. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua professione è qui. Noi parliamo spesso nei nostri spazi di approfondimento delle difficoltà dei giovani ad orientarsi, a inseguire il proprio sogno. Certo. Quanti ragazzi, tantissimi, un po' come te quando eri, a parte sei sempre giovanissimo, ma insomma, quando eri più ragazzo sognavi di entrare nel mondo del cinema, ecco, che no, per chi lo immagina come noi, normali profani, è una cosa difficilissima, voi cercate ecco di avvicinarli un pochino di più a poi fare del proprio sogno il proprio lavoro. Certo. Non è semplice. No, non è semplice. Più che altro io credo che noi in questo momento, diciamo sociale, dobbiamo assumerci una responsabilità. Tu dici giustamente, sono giovane. In Italia a 40 anni, come si scherzava prima, si dice il giovane produttore, il giovane attore, il giovane regista. Lo dico perché anch'io sono quasi coetaneo, quindi okay, mi do del giovane anche per me. Però è vero che in termini forse di tecnologia siamo anzianissimi, perché 20 anni fa tutto quello che c'è oggi non potevamo, persone comuni che non lavorano nel settore della tecnologia, neanche immaginarlo come potenzialità. Quando io con grandi sacrifici arrivai forse la prima volta a dirmi dai, stai lavorando nel cinema, e quindi c'erano le macchine, in pellicola e tutto il resto, mi voltai dietro e c'era già un esercito di ragazzini con le macchine digitali che diceva noi si fanno già da un po' i film. Dice, ma come? Bastava aspettare allora un po' per evitare tutta sta gavetta. È proprio questo l'argomento, cioè oggi si arriva molto prima alla possibilità di esprimersi in qualche maniera, no? Però poi si confonde questa possibilità data dalla tecnologia, come dice qualcuno, dalla democraticità del digitale, con la preparazione, cioè con l'avere realmente qualcosa da raccontare, una professionalità che ti permetta di raccontarlo. Va acquisita questa realtà. E non è detto che siccome si parla digitale, basti un tutorial su Google per capire che cos'è fotografia in digitale. Siamo in un momento, secondo me, di passaggio. Non siamo ancora noi, probabilmente, la cultura digitale. Lo saranno quelli che poi avranno codificato tutti i nostri passaggi, tutti i nostri sforzi. Noi forse lo stiamo costruendo. E allora, concludo, era nostro, dovremmo sentire un po' la responsabilità di traghettare verso la nuova formazione, verso il digitale, chi oggi aspira a fare cinema. Sui giornali, fra l'altro, trova spazio il Fotolux Festival che si sta per aprire a Lucca, anche con le relative polemiche, adesso ne parleremo. In effetti, l'abbiamo detto anche alcune volte con Enrico Stefanelli qua nei nostri studi, non basta avere lo smartphone, no? E avere la macchina fotografica per essere dei fotografi. Vediamo allora le prime pagine, Edoardo, e sicuramente ci sono anche degli spunti da commentare, se me lo permetti, insieme a te. Certo. Questa è la prima pagina della Nazione, un po' come accade sempre a Lucca, e tu sei un lucchese d'adozione, quindi poi mi potrai dare anche un commento. A Lucca, quando ci sono delle novità, c'è sempre una polemica. Poi magari si risolve, però è inevitabile. I comics, ai vivai testi, assurdo. Commercianti e residenti uniti contro l'ipotesi di trasferire i games nell'area. Fra l'altro, non è ancora definito, non è ancora chiaro, tutto da discutere, se potrebbe essere un trasferimento oppure se, o altrimenti, un'espansione ancora dei comics e in particolare dell'area games, che è sempre più gettonata. E poi si parla di IMT, fra l'altro una realtà importantissima per il nostro territorio, con cui l'Accademia Cinema Toscana ha stretto un'importante collaborazione, quindi ne vorrei anche parlare. La svolta, scrive La Nazione, Pietrini, nuovo direttore di IMT, guiderà la scuola di alti studi che registra un boom di richieste e ci saranno anche 14 assunzioni. E infine, giusto per commentare le principali tre notizie, chiude l'universo, si cercano acquirenti, messa in liquidazione la società dello storico hotel di Piazza del Giglio. Mentre la prima pagina del Tirreno parla di influenza, perché è ancora lontano il picco, però ci sono già i vaccini, 40.000 dosi per evitare la febbre. La prossima settimana i medici iniziano le somministrazioni. Gennaio-febbraio, spiega il Tirreno, è il periodo in cui è atteso il picco dell'influenza. Allora, io sono curioso di andare a vedere all'interno della Nazione, eccola qua, la pagina dedicata a questa novità all'interno di IMT. Pietrini, la nuova sfida di IMT, boom di richieste, 14 nuove assunzioni, il neuroscienziato con esperienza decennale negli Stati Uniti, direttore dell'Istituto Alti Studi. È un gioiello, l'imperativo è crescere. Voi, fra l'altro, appunto, avete come sede dei locali in Via Elisa, avete stretto un'importante collaborazione con IMT, quindi questo lo sottolineerei.
Assolutamente sì, siamo felici ovviamente perché abbiamo creduto che Accademia non doveva assolutamente significare un'impresa singola, ma deve, come ora e deve diventarlo sempre di più, significare collaborazione, rete e Lucca è un gioiello, Lucca sono queste mura che cingono tantissime possibilità, no? E doveva essere possibile vivere le realtà grandi, grosse, professionali, le eccellenze lucchesi, le metti fra queste. Quindi noi abbiamo per esempio la possibilità di garantire ai nostri studenti gli accessi alla biblioteca, che invito chiunque, anche chi non è interessato a nessuna delle due, ma comunque andare a visitarla perché veramente viene voglia di leggere un libro, insomma. Quindi i nostri studenti hanno la possibilità, fino a chiusura della loro biblioteca, di usufruire di tutti i testi della struttura. E questo significa anche entrare in relazione con gli studenti stessi, perché poi conseguentemente hanno anche tutta una serie di agevolazioni per la mensa, che è la stessa mensa. Cioè, è bello questo tipo di situazione, anche perché io credo che una scuola d'altissima formazione come quella, prima o poi, al di là di questa prima collaborazione, a livello di intervento tecnologico, ricerca, sviluppo, idee, chi lo sa che non si può, che non possa nascere qualcosa che abbia a che fare col cinema, sulle tecnologie dell'apparato cinematografico. Io credo che quella sarà una strada che forse... potrebbe creare un fermento, insomma. Sì. Si parla allora di questa polemica della possibilità appunto di trasferire una parte, tutto, ancora tutto a valutare, dei games di Lucca Comics ai Vivai Testi. C'è la presa di posizione forte da parte della Confcommercio, durissima contro l'ipotesi del comune per l'area. Siamo contrari, dice Confcommercio, perché la posizione nasce da due considerazioni. La prima è che la crescita esponenziale di Lucca Comics and Games sia coincisa con il loro accentramento all'interno o a ridosso del centro storico. Ovvio dunque che un decentramento della manifestazione andrebbe a rappresentare un segnale opposto. E in più, secondo la Confcommercio, i vantaggi andrebbero a pochi soggetti di cui l'associazione fa nomi e cognomi, ovvero il supermercato Esselunga che è lì davanti e non le piccole attività per le quali le ricadute negative sarebbero molto pesanti. Sul decentramento, vabbè, personalmente non credo sia un decentramento, perché comunque sarebbe sempre un'espansione, anzi, proprio una vera e propria collocazione in tutte le zone della città di Lucca Comics and Games. Però questa è la mia opinione personale, perché conosco bene Lucca Comics. Sul fatto che a Lucca si polemizzi sempre, dai, da Salentino trasferito qua a Lucca, secondo te è un discorso legato alle mura, alle caratteristiche dei lucchesi, dei toscani, che ne so? Ma io credo che il lucchese faccia capo a sé, nel senso che esiste un po' come in Francia. Cioè nel mi senso, piace, mi piace il sì, termine. Capo, nel senso, esiste come in Francia, no? Esiste la Francia e poi c'è Parigi, e poi esiste la Toscana e poi c'è Lucca. Quindi, ma questo sai che Lucca ha sempre reclamato la propria indipendenza all'interno della Toscana. Mi sembra allora di averlo colto, cioè la Toscana e poi c'è Lucca. E io credo che sia, al di là adesso poi delle polemiche, che è inevitabile, cioè necessariamente c'è qualcuno sempre che ha da dire, ma questo fa parte probabilmente anche del vivere una comunità che non è così grande, no? Quindi è un po' le mura ci tengono in qualche maniera in uno spazio nel quale effettivamente è un po' come una grande piazza, possono esserci le vie, ma Lucca sembra una grande enorme piazza, per cui se io esco e dico "bah", qualcuno dirà "c'è uno che ha detto bah". Quindi secondo me è anche produttivo da un certo punto di vista. Senti, a proposito di polemiche, adesso una breve pausa, poi torniamo insieme e preparati, perché oltre a parlare dell'Accademia ti chiederò qualcosa su quanto si sta discutendo a Lucca e non solo sul Fotolux, su questa foto contestata. Sì. Sì. E poi mi è venuto in mente, proprio mentre parlavamo, anche della polemica che si è innescata negli ultimi giorni, ultime settimane, fra Muccino, che in qualche maniera ha attaccato Pasolini. Vedo che sospiri, ti metto in difficoltà. No, voglio sapere che cosa ne pensi. Perché molti dei nostri telespettatori ne avranno sentito parlare. Ci vediamo fra pochi secondi.
Di nuovo insieme la seconda parte di Buongiorno con noi in questo venerdì 13 novembre 2015 in compagnia di Edoardo Marazzita, direttore di Accademia Cinema Toscana. Venerdì 13, tu sei superstizioso? Comunque vada, io fortunatamente scendo da destra, quindi il primo piede è stato quello destro. Quindi un pochino. Parliamo ancora di ciò che sta accadendo a Lucca, quindi le notizie che arrivano dal capoluogo. Siamo alla lettura della Nazione, a pagina 7. Photoshop, stiamo valutando se esporla. Si parla di questa opera di Serrano, di André Serrano, che ha fatto discutere, in particolare la Lega Nord, che ha detto organizzeremo una manifestazione di protesta durante il Photolux Festival, perché questa opera contestata, che vede appunto un crocifisso immerso in un barattolo con, lo possiamo dire, l'urina dell'autore, ha creato polemiche già da tanti anni, da quando è stata fatta nel 1987, e quindi il direttore artistico Enrico Stefanelli dichiara appunto che in questo momento stanno un po' valutando, anche perché insomma il Photolux non vuole fare il proprio lavoro, ma non vuole nemmeno creare, ecco, dei casi, diciamo così, che poi non corrispondono alla realtà, no, di una manifestazione di questo genere, che fra l'altro si chiamava Sacro e Profano. E quindi ti sei fatto un'idea di tutto ciò, Edoardo, visto che comunque insomma anche il cinema spesso fa discutere, ha fatto discutere, e quindi insomma si può parlare di censura, secondo te, si può parlare di opportunità, non lo so, di equilibri? Io non credo che in questo momento abbia senso parlare di censura, cioè, ma non perché io ce l'abbia con chi in qualche maniera vorrebbe una società più educata, siamo così, ma trovo delle contraddizioni che sono enormi. Mentre si mette un bollino rosso a un programma per dire ai bambini attenzione perché forse c'è qualche donnina che si spoglia in questo film, però a pranzo, a mezzogiorno, a tavola si servono i servizi dei TG su guerre, su tutto quello che è orribile, voglio dire. Quindi sono delle contraddizioni. Si dice attenzione, educhiamo i nostri bambini, no, questo è il comando per non fargli vedere quello, ma poi hanno telefonini con i quali possono fare vedere qualunque cosa, cioè le persone che su Facebook diffidano Facebook da pubblicare una foto che loro hanno messo, cioè un momento di contraddizione incredibile per quello che riguarda l'immagine, la cultura dell'immagine. Se la domanda è ma questa immagine però è arte, beh, allora io dico una cosa: è compito dell'artista accendere una spia, è sempre compito dell'artista, in qualunque modo voglia farlo, scatenare anche una discussione accesa. È importante. Se non ci fosse questo, noi non arriveremo a nessuna conclusione. Quella foto può essere una foto artisticamente valida, non artisticamente valida, ma se ci sta facendo discutere, se ci pone davanti a delle domande, da queste domande probabilmente usciremo con qualche risposta. Ricordiamo questo e cerchiamo in qualche maniera di non guardare il dito mentre ci indicano la luna. Ed ecco che allora il crocifisso dentro qualunque barattolo non è un'offesa a nessun cristiano, perché il concetto fondamentale del cristianesimo, uno, o della fede, qualunque essa sia, uno se lo porta dentro, non lo attacca a un simbolo, soprattutto quando si parla di questo. E se attraverso questo si può parlare anche di fede, beh, cari signori che potete sentirvi disturbati, siete invitati al tavolo, non avreste avuto questa opportunità. C'è un messaggio che ci arriva dal nostro telespettatore che non si firma e approfitta della tua presenza, e probabilmente ama il cinema, e ci chiede come giudica la nuova, che fra l'altro appunto tu sei un produttore, no? Non sì. Sei un regista? No, assolutamente no. Produttore, sì. è il tuo campo. Sì. Comunque dice, come giudica la nuova ondata della commedia all'italiana nel cinema del 2015, quasi 2016? Non so a che cosa si riferisca in particolare. Credo di capirlo. Okay, Te lo capisci. Come giudico? Da produttore faccio una scelta, e tutti i produttori fanno una scelta. La commedia italiana è sicuramente eredità, è sicuramente cultura italiana, la commedia italiana. Quando questa commedia, perché questa, la commedia italiana ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Allora la domanda non è come vedo la commedia italiana, come spero che torni la commedia italiana, perché ci spero vivamente, pur probabilmente non aspirando mai a produrla, perché sono interessato ad altro tipo di esperienze produttive. Ma
spero che torni, per cui mi dico, sì, quello che stiamo vedendo oggi non è certamente la commedia italiana come la vorremmo, ma tutte le cose originariamente devono indossare maschere mostruose deformi, per cui lasciamoglielo indossare e speriamo che poi da questi vengano fuori nuovi autori della commedia italiana, perché li abbiamo avuti e perché credo che quell'eredità possa essere raccolta. In questo momento, per rispondere e concludere all'ascoltatore, non la vedo benissimo, però ho buone aspettative, ho buone speranze per il futuro, come si dice. Ho detto che sei un produttore, ma in qualche maniera sei anche uno sceneggiatore, no? Perché lo dicevi, i vostri allievi devono conoscere un po' tutti gli aspetti. Perché la cosa che stiamo per vedere, questo video, questo teaser della vostra accademia, se non ho capito male, no, l'hai scritto tu. Sì, è un'idea, è un'idea che è venuta a me e che poi, insomma, Emiliano è stato... Allora, poi la commentiamo. Sì. Vediamo questo teaser che spiega in pochi secondi, come deve fare spesso anche, no, devono fare i video, che cos'è l'Accademia, insomma. Accademia, 1-1 prima. Ah, azione. Video molto divertente, ha un doppio significato, nel senso che il regista è quello che arriva all'ultimo secondo, un pochino svogliato, gli altri invece tutti attivi, tutti belli preparati, oppure no, è solamente per far sorridere? Allora, sicuramente è per far sorridere, perché le cose dette con un sorriso forse si ricordano meglio. Tra l'altro, sono accorto che la tazza del regista è la mia tazza del produttore, quindi quando torno lincio l'attrezzista che me l'ha rubata, perché quella è la mia. Non te ne eri accorto. Sarà un oggetto scaramantico. No, il concetto era che abbiamo giocato un po' con il ruolo del regista, ecco, che è il ruolo. Se uno deve parlare di cinema, ovviamente il ruolo del regista è il simbolo, no? Senza togliere niente a nessun'altra professione. Quindi quella sedia è tua, che ti devi scrivere, sei regista della tua vita, insomma, se decidi di dare un indirizzo in questo disenso, l'Accademia fa per te, perché attorno a te mette tutta una serie di possibilità date dai tecnici, te lo ritrovi sotto al letto, nel bagno, ovunque, no? Che è anche un po' la metafora del fatto che effettivamente il mondo del cinema, inteso come immagine, oggi veramente ci circonda, perché siamo praticamente circondati da second screen, il telefonino, il tablet, il computer, la TV, quindi è una moltiplicazione di schermi incredibile, no? E la sedia, che è quella del regista, che sembra un po' celebrare la possibilità di farcela, di sedersi su quella sedia così pittoresca e conosciuta da tutti. Probabilmente non sarebbe stato la stessa cosa un misurino che tu avresti detto, che cos'è quello che guarda lì? La sedia la conosci anche tu, quella sedia sai che cosa vuol dire. Senti, i ragazzi che si sono iscritti alla triennale, no? Che è sicuramente la cosa che in questo momento vi fa distinguere da altre scuole, da altre accademie, sono circa 15, se non ho capito male. Sì. Quindi avete raccolto, diciamo così, gli iscritti che ritenevano il numero giusto. Sì, noi ci siamo posti un obiettivo diciamo di basso, come in termini numerico, di adesioni. Perché crediamo di dover in qualche maniera essere in grado di dare a tutti gli alunni un'attenzione che non saremmo riusciti a dare se fossero stati classi da 30, 40, 40 persone. Ma sono tutti lucchesi? Da dove arrivano questi ragazzi? La cosa che ci ha anche piacevolmente sorpreso è che ci sono anche degli extracomunitari, delle persone che, insomma, delle persone che sono... Non so neanche come ci hanno trovato, ma quindi esistono.
dalla Sardegna, dalla Sicilia, hanno chiamato da Trieste, non solo interessate alla triennale in termini di iscrizione, ma anche ai corsi singoli, sì, alle masterclass, perché l'offerta dell'Accademia è ampia in questo senso. E non ti nascondo che una cosa che mi fece veramente sorridere in primo momento, ma poi riflettere, e c'era qualcuno che era interessato e proveniva da Roma, da scuole di cinema romane, nel senso che voleva in qualche maniera interessarsi e che voleva lasciare quella realtà e venire qua. Quindi vuol dire che la vostra offerta, insomma, è piaciuta. Vuol dire che forse l'abbiamo pensata in qualche maniera giusta. Sì. Età media, si può dire, tutti i ragazzi noi abbiamo fascia universitaria, super giù. Sì, cedendo un po', diciamo, in là, nel senso che il trentenne certamente l'abbiamo preso, l'abbiamo scelto. Certo. Non possiamo creare la disparità tra un diciottenne in classe e un quarantenne, 45, sarebbe diventato un attimino anche complicato, però non vuol dire che un ottantenne non possa iscriversi a un corso o essere interessato a produzione, a regia, a frequentarlo in un'altra maniera piuttosto che la triennale. La triennale, lo dice la parola stessa, è veramente un percorso formativo per chi lo sceglie come alternativa a qualcos'altro. Non te la scampi la domanda su Muccino e Pasolini, però te la faccio nella terza parte, così chi è interessato ci guarda ancora qualche minuto, perché prima di chiudere la seconda parte vorrei far vedere le notizie, altre due notizie che arrivano dalla Piana e Valle del Serchio, e poi nella terza parte vedremo la Versilia. A pagina 2 del Tirreno si torna a parlare di quanto accaduto sabato scorso a Coreglia, nei boschi di Vitiana. Il cacciatore chiuso nel silenzio, Marco Zappelli si avvale della facoltà di non rispondere, il GIP convalida l'arresto e rigetta i domiciliari. Zappelli, che appunto sabato scorso ha sparato a un agricoltore con il fucile, secondo la ricostruzione dei carabinieri, dopo una banale discussione perché era entrato nella proprietà del ferito, un 47enne che in questo momento, insomma, è sempre ricoverato, ma diciamo così, non è in pericolo di vita. E poi in Valle del Serchio, farfalline nella pasta e ceci delle scuole, allarme nelle mense di Barga, il sindaco convoca una riunione con i genitori e la società che gestisce il servizio. È accaduto l'altro ieri alla scuola elementare di Filecchio, ma in realtà, scrive il Tirreno, il problema ha interessato tutte le scuole del territorio dove c'era questo menù. Diciamo così che per i bimbi non succede nulla dal punto di vista della salute, però insomma, è un fatto che assolutamente non deve verificarsi, e quindi ieri il sindaco, insomma, piuttosto arrabbiato, ha convocato questa riunione con i responsabili della mensa per capire che cosa è accaduto e per far sì, insomma, che non succeda più. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo insieme ancora con Edoardo Marazzita, parleremo dell'attività dell'Accademia Cinema Toscana e tante altre cose. Fra poco. Ancora insieme, la terza parte di Buongiorno con noi, sempre in compagnia di Edoardo Marazzita, direttore dell'Accademia Cinema Toscana, questa nuova realtà nata a Lucca, attiva da poche settimane, ma insomma la gestazione, abbiamo detto, lunga. È stata lunga, poi ti chiederò proprio come è nata l'idea. Però, allora, prima parlavi della sedia del regista, no? Che è metaforica, perché ognuno di noi dovrebbe scegliere che cosa fare della propria vita. Però sicuramente il regista è una delle figure che si ricorda di più, insomma la principale, no? Dei film, oltre agli attori. Qual è il tuo regista preferito? È una domanda di quelle veramente impossibili. Nel lo so, senso, lo so. Poi magari mi dici un nome che a me e alla maggior parte di chi ci sta guardando magari non dice nulla. Potrebbe essere. No. Probabilmente ti direi, che ne so, Kubrick per la grande capacità di indagare. È una domanda che non si fa questa a chi opera in questo campo? No, non è una domanda che non si fa, è una domanda che secondo me, poi personalmente, cioè sono tante cose belle di tantissimi autori, no? Per cui è difficile trovare, non c'è il Van Basten della situazione, quindi sì. Forse è che sono cresciuto un po' questa idea romantica. Chi è stato il regista invece di questo video, di questo teaser? Perché te lo sceneggiatore... Emiliano Galligani. Ecco, Emiliano Galligani, che insieme a te ha fatto, possiamo dirlo, è così, ha fatto nascere l'Accademia, giusto? Sì, siete voi due, insomma. Sì.
Beh, sì, siamo noi due, però va dato atto del fatto che Emiliano ha avuto questo spunto e ha voluto fortissimamente questa struttura, ha voluto veramente con tutte le sue forze questa accademia. Poi tutto lo staff di Metropolis ha lavorato veramente ogni giorno per mettere in piedi tutto il progetto. Ma la riflessione che ha fatto Emiliano e che poi ha condiviso con me è stata questa, cioè sta cambiando il meccanismo, stanno cambiando le figure professionali attorno al cinema, ma guarda, anche dal punto di vista fisico, cioè ieri i macchinisti erano energumeni che dovevano montare e spingere dei carrelli pesantissimi, attorno a una macchina da presa a pellicola c'era l'operatore, c'era il direttore della fotografia, il magazziniere che sostituiva la pellicola, il fuochista, quattro persone attorno a una macchina, oggi attorno alla macchina da presa c'è una persona. È piccolissima, il carrello lo spingo con un dito, quindi anche veramente è una questione di evoluzione sociale anche su tutti i punti di vista. Questo significa rieducarsi, questo significa ricomprendere quali sono i limiti, quali sono gli spazi delle diverse figure professionali e questo è stato il suo spunto, secondo me molto intelligente come punto di partenza. Ovviamente lui è un romantico, mentre dice questo, mentre improntato diciamo questo sguardo al futuro, è un romanziere, una persona che invece è di grandissima tradizione, cioè io al di là adesso del fatto che ne vanti la collaborazione, però professionalmente mi è capitato di incontrare molte persone nell'ambito della regia, insomma giovani registi, è una persona molto matura, una persona che comprende veramente il passato, l'eredità, ecco, dei grandi maestri e la fa propria. Quindi, Io però perché ti avevo fatto la domanda di prima, qual è il tuo regista preferito? Perché nei giorni scorsi io, come tante altre persone insomma che leggono i giornali oppure basta andare su internet, perché poi la polemica è nata su internet, da un post su Facebook, Muccino ha, come dire, attaccato, non so come, criticato Pasolini, perché in questi giorni si celebra Pasolini, fra l'altro domenica in San Francesco c'è un incontro dedicato a Pasolini con Lucarelli. E in sostanza, Muccino, semplifico, ha detto che insomma, Pasolini non era questo gran regista, era uno improvvisato, ecco. Era bravo magari a scrivere libri, poesie, eccetera, eccetera, ma non un regista. Certo. Questo ha sollevato chiaramente un vespaio di polemiche pazzesco. Per chi tifi Pasolini o Muccino? Mi viene da sorridere perché credo che la forza è forza, ma va da sé, quando Muccino avrà finito di raccontare le sue storie e sarà letto nei libri, studiato nella cultura della cinematografia, allora forse potrà anche dire qualcosa. È vero anche che comunque benedetta libertà, meno male che esistono queste situazioni, però e mi sembra un po' anche superfluo e ridicolo raccontarsi o cercare di capire chi è che può avere ragione delle due. Intanto uno non può parlare, ha già parlato. Poi è vero una cosa, è difficile, Pasolini non va inteso come il regista, non va neanche inteso come lo scrittore. Pasolini è un mondo ed è stato un autore che in maniera trasmediale, trasversale, usate il termine che meglio preferite, ha raccontato. E ha raccontato con una volontà precisa di scardinare, di provocare una cultura italiana di quegli anni, nei quali era impensabile anche soltanto affacciarsi minimamente alla provocazione. Lo ha fatto come scrittore, come romanziere, l'ha fatto come saggista, l'ha fatto come viaggiatore. Io vi consiglio La lunga strada di sabbia, un suo grandissimo racconto, un reportage attorno a tutta l'Italia, da Genova fino a Venezia, a Trieste, quindi ed è meraviglioso, l'ha fatto come regista, ma perché? Perché era un creativo, una persona che aveva bisogno degli strumenti per esprimersi. Se lo inquadriamo esclusivamente come regista perdiamo la sua parte di scrittore, se facciamo altrettanto perdiamo la parte poi di regista, per cui Muccino vuole essere un regista, è una persona che è andata in America per trovare altre possibilità e francamente devo anche dire, quando non apre bocca e fa queste cose, ora chi mi conosce bene dirà lapidiamolo, a me personalmente quel paio di film che ha fatto con Will Smith non è che siano proprio dispiaciuti, okay? Però per forza che siccome Muccino bisogna dargli addosso, non sono neanche d'accordo su questo, a me sono piaciuti, però, scusami, stesse lì e facesse credo... regista. Chiunque avesse commentato in questa maniera, Muccino, ma anche un altro grande regista, avesse commentato in questa maniera Pasolini, sapeva che sarebbe incappato nelle polemiche. Allora forse l'ha cercato, oppure non ha veramente
non ha problemi, lui dice quello che pensa in questa maniera. Ma non, nessuno dovrebbe avere problemi, cioè no, il discorso, però... Ora però cioè, forse è eccessivo dire sopravvalutato, nel senso che non è che bisogna fare, ora non si vive nel passato, non è che Pasolini deve diventare, altrimenti Fellini cosa dovrebbe diventare, sì, altrimenti sì, Monicelli sì. Cosa dovrebbe essere, altrimenti va detto per tutti, no? Ci vuole anche quel concetto di rispetto che uno dice bisogna rispettare, va bene, non lo rispettare, non sono certo una persona che si ferma a questo, fai il casino che vuoi fare, credo abbia poco senso, forse è una polemica sterile e basta, forse è anche un modo per dire... Non lo so, manco molto dall'Italia, fammi fare un po' di casino, la butto lì, eh. così parlano di me. Esatto, così vediamo un attimino. E si ricordano di me. Senti, è difficile ovviamente inseguire questo sogno come più in generale, purtroppo alcuni lavori in questo periodo di crisi, certo. Di tante difficoltà, insomma non è semplice. Ovviamente voi siete un istituto privato, però avete cercato anche di aiutare i ragazzi che magari non possono permettersi di pagare la retta, un po' come accade anche... all'università pubblica. Ci sono state borse di studio, no, da questo punto di vista. Sì. L'avete messe voi? Avete avuto il sostegno da parte di qualche ente? Come avete fatto? L'abbiamo deciso, te lo posso dire molto francamente, a prescindere da qualunque sarebbe stato l'aiuto. Mm-hmm. Noi sapevamo che in ogni modo c'era bisogno di ovviamente, ma questo è naturale, non c'era neanche da deciderlo. La borsa di studio è poi anche uno stimolo, nel senso che le borse di studio esistono quest'anno e esistono tutti gli anni, quindi chi l'ha presa quest'anno può naturalmente fare richiesta l'anno prossimo per mantenerla, perché purtroppo il momento è tale per il quale bisogna che le istituzioni capiscano che bisogna aprire i cancelli, cercare in qualche maniera di agevolare chi non può. È chiaro che sarebbe fantastico avere tanto di quel sostegno da poter fare delle selezioni in ingresso e dire allo studente supera la selezione per entrare in questa scuola, no? E ti paghi giusto le tasse, cosa. Non si può, non è possibile. E la risposta delle borse di studio però va incontro a questa difficoltà, così come la possibilità di rateizzare, per esempio. Le persone che non possono sostenere l'intero importo immediatamente possono tranquillamente concordare un piano di rate. Quindi però insomma, se qualche istituzione poi vi sosterrà, perché comunque la vostra idea nasce adesso, l'Accademia nasce adesso, insomma sarà importante. Lasciamo da parte per un attimo l'argomento Accademia, vorrei farvi vedere le notizie che arrivano dalla Versilia, in primo piano la notizia che insomma abbiamo anche noi dato ieri con un ampio servizio nel TG, ci abbiamo aperto, spacciatori insospettabili, gli arresti scattano all'alba, il blitz antidroga dei carabinieri a Viareggio, ai domiciliari tre operai, una commerciante di Viareggio e un balneare di Lido, sequestrati dai carabinieri 7 chili di hashish e altri 2 di marijuana. Fra l'altro appunto utilizzavano dei sistemi per non farsi beccare molto particolari, nascondevano insomma la droga nelle pastiglie della lavastoviglie piuttosto che nel sale per appunto non farsi trovare dalle forze dell'ordine. E poi corsa alle poltrone in Gaia, ma la società è al tracollo. I comuni apuani al lavoro per assicurarsi il controllo politico dell'azienda, ma con il rischio che salti la trattativa per ottenere finanziamenti dalle banche. Qui ci sono appunto le foto di Angelo Zubani, il sindaco di Carrara e Deus Ex Machina, così viene definito, delle trattative. E poi Andrea Palestini, che noi conosciamo ovviamente molto bene, ex candidato a sindaco, consigliere provinciale, possibile prossimo presidente di Gaia, è sicuramente uno dei nomi candidati. Si parla di carnevale, cerimonia di apertura la domenica per la fine di novembre, il commissario Pozzoli attende 1 milione del 2015 nel bilancio di previsione, 1.200.000 euro da regione e comune. Al di là appunto di queste novità che riguardano il bilancio, fra l'altro noi ne abbiamo parlato l'altro ieri, si dice appunto che lo spostamento alla domenica mattina della cerimonia d'apertura, che generalmente andava in scena il sabato pomeriggio, c'era poca adesione nelle ultime annate, quindi si decide di fare questa cerimonia di apertura alla domenica. Carnevale, fra l'altro, Edoardo, che molti registi eccetera eccetera hanno sfruttato a volte anche per i loro film come ambientazione. Tu
che arrivi appunto da fuori, ti piace il Carnevale di Viareggio, ci sei mai stato? A me ha sempre fatto un po' di paura, devo dire la verità, paura? Il Carnevale. Sì, ah. questa cosa del... E quindi, ma da ragazzino, Uh-huh. Quindi, perché, allora, chi mi conosce bene sa che io ho due anime, una veramente piacione zuzzurellona, ma è tutta la facciata, perché dietro sono profondamente un triste, no? Un melanconico. E fu una cosa straordinaria quando mia madre, mi ricordo, ma ve lo giuro la verità, mi confezionò con le sue manine un vestitino di carnevale che, ve lo giuro, davanti era Arlecchino e dietro era Pierrot. Ma secondo me è stato, cioè, colpa sua, è stato un marchio di quelli incredibili, mi ha dato una schizofrenia pazzesca, no? E le maschere a me, insomma... Ah, ecco, sono le maschere che ti mettono un e po' poi, d'angoscia. Sì, e poi il Carnevale di Viareggio è sovradimensionato, cioè queste cose sono enormi, mm-hmm. Quindi... Poi devo dire la verità ora, a parte gli scherzi, io rifuggo un po' le situazioni... Di grande calca. Io non sono uno che starebbe molto bene a Rio de Janeiro, cioè uh-huh. Bellissimo, però non è una cosa che mi vedrebbe molto. Ti piace la tranquillità? Sì, sono un po' più. Ecco, il casino si può fare, secondo me, lo possiamo fare. Sono dedito ai casini, ma in 4-5. Allora, un'altra notizia, ve lo farvi vedere, ma non la trovo in questo momento. Eccola qua. 5 milioni di opere pubbliche, si parte dalle scuole, perché insomma vorremmo parlare anche di buone notizie, no? Approvato in giunta il piano degli investimenti per il 2016, queste sono notizie che arrivano da Massarosa. In programma lavori a Stiava, Piano di Mommio e Bozzano. Sono 5 milioni e 400 mila euro, più qualche spicciolo, che... il sindaco di Massarosa, Franco Mungai, insieme alla Giunta, ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, investimenti per migliorare varie strutture, appunto dalle scuole, che sono sicuramente il punto di partenza perché hanno dei problemi. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ancora insieme l'ultima parte di Buongiorno con noi, un po' di spazio alle notizie nazionali e internazionali, e poi ancora con Edoardo Marazzita. Abbiamo parlato poco, però è fondamentale, di ciò che fate per gli studenti, già per inserirli un po' nel mondo del lavoro, quindi con stage e esperienze importanti. A fra poco. Ultima parte di Buongiorno con noi, questa mattina è mia, in vostra compagnia, Edoardo Marazzita, direttore di Accademia Cinema Toscana. Ho detto prima che l'attività parte quest'anno, sì. Però la gestazione, insomma, è stata abbastanza lunga, perché immagino che mettere su un'accademia di questo genere non sia semplice, Edoardo. Però non ti ho chiesto esattamente com'è nata l'idea, cioè nel senso, se tu, parlando con Galligani, hai un giorno detto: ma perché non mettiamo su un'accademia? Com'è nata? Attorno a un tavolo, mentre parlavate di tutt'altro? È nata dopo una serie di riflessioni. A noi è capitato molto spesso di avere nella struttura degli stagisti che vengono sia dalle scuole, mm-hmm. come l'artistico, ma anche dall'università, che si avvicinano a noi perché il mondo del cinema è un mondo è così ampio che forse chiude un po' anche, si può dire che è un po' una piccola vita in replica, no? Nel senso, ci sono tutti, ci sono gli avvocati, ci sono i falegnami, i idraulici, ci sono tutti nella cosa. Quindi ci sono le possibilità per le scuole di inviare i loro studenti e quindi magari fargli fare un'esperienza dal punto di vista dell'organizzazione, della produzione, quelli dell'artistico invece nella vera e propria produzione di strumenti, di prodotti audiovisuali. Quello che spesso Emiliano e anche io abbiamo notato è che c'è una grande specializzazione, alle volte anche solo in termini di curiosità, ma in un settore specifico, preciso. Cioè persone capacissime di realizzare, non lo so, un'immagine, un video, un montato, però per esempio ignorano chi siano i padri fondatori del montaggio. Mm-hmm. Cioè quello che fanno loro non sanno da dove viene. E questo l'abbiamo notato spesso, è un po' un problema attuale questo, che fa parte secondo me di un approccio dalla cultura attuale, quello che viviamo. Ed è nata da lì, l'idea che queste persone hanno bisogno, devono necessariamente conoscere il loro passato e conoscere le materie a loro vicine, affini. E quindi quello è stato il punto di partenza.
detto, ci sarebbe bello che ci fosse questo spazio circolare, un'accademia nel quale studiare tutte le materie, sapere da dove si viene. E i docenti che insegnano come li avete scelti? Su una base fondamentale, sono persone che di mestiere fanno quello che insegnano. Mm-hmm. Questa è una cosa che mi premeva fin dall'inizio. Senza nulla togliere a chi insegna e basta, però oggi nell'era delle possibilità telematiche accedere ai contenuti teorici del montaggio, della fotografia, della regia, della produzione non è difficile, con un computer si fa. Quello che in qualche maniera deve essere di valore aggiunto è l'esperienza umana di un professionista che può anche dire alla classe: non ci sono per 2 settimane perché sono su un film. Mm-hmm. A me da studente questo avrebbe dato garanzia, perché vuol dire che ho una persona davanti che quello che mi sta insegnando lo mette in pratica. E questa era la base, insomma, diciamo, il punto di partenza. I docenti esercitano la professione che insegnano. Per il resto insegno anch'io, voglio dire, sono tutti docenti giovani, quindi il beneficio dell'età va dato, ma se per docente bisogna intendere necessariamente un Socrate di 90 anni, vabbè, allora aspetteremo di avere 90 anni per avere un'accademia. Poi, allora, fra poco ti faccio parlare anche delle possibilità che date ai ragazzi, no, per entrare nel mondo, già assaggiare il mondo del lavoro, perché tu parlavi di stagisti che arrivavano all'associazione Metropolis, però allo stesso tempo voi adesso potete mandare i vostri ragazzi a fare esperienza. Prima pagina del Corriere della Sera, vicenda ancora tutta da definire, però crea un po' di preoccupazione. Accoltellato ebreo, paura a Milano. Aggressione davanti a una pizzeria kosher, l'assalitore aveva un passamontagna, il movente non è ancora chiaro, era in abiti tipici degli ortodossi, il timore della comunità che sia un'emulazione dell'intifada. È avvenuto, adesso è stato medicato, insomma non è in pericolo di vita, però sicuramente la cosa fa riflettere e preoccupa. E poi, a proposito di vicende internazionali, il terrorismo, il mullah e i jihadisti pronti a colpire, 17 arresti, smantellata dai carabinieri del reparto operativo speciale, una cellula di terroristi pronti a colpire che aveva la sua mente a Oslo e la base operativa tra Merano e Bolzano. Si parla anche di politica. Legge Severino nel Nazareno, duello tra Berlusconi e Renzi. Il premier che dice una barzelletta che non fa ridere, invece Berlusconi appunto dice che, questa è la sua versione data fra l'altro a Porta, la modifica della legge Severino era inserita nel famoso patto del Nazareno, poi invece Renzi non l'avrebbe rispettata. E poi la Repubblica, se De Luca non mi nomina perde la regione. Le intercettazioni del marito della giudice indagata, il PD è diviso, il ministro Orlando che dice io non l'avrei scelto. Io non faccio il direttore generale e va bene, però tu non farai il presidente. Il 20 agosto si sfogava così l'avvocato Guglielmo Manna, aspirante direttore generale della sanità e marito del giudice Scognamiglio nel caso De Luca. Quindi mano a mano, insomma, vanno avanti gli approfondimenti su questa vicenda. Poi anche in questo caso spazio alla lotta al terrorismo, la rete europea del terrore, 7 jihadisti arrestati in Italia, il maxi blitz dei carabinieri del ROS in Italia e in altri paesi europei. Vi faccio vedere anche la prima pagina della Gazzetta dello Sport, non so Edoardo quanto sia sportivo, il bilancio del Mancio, c'è cioè un'intervista con l'allenatore dell'Inter, perché in pratica è da un anno alla guida dei neroazzurri, tante idee telefonate, vi raccontiamo come il tecnico è riuscito a riportare l'Inter in testa al campionato. E poi c'è spazio anche per la nazionale, sempre calcio si parla, nazionale italiana, Conte come Lippi, test pesanti in chiave europeo, gli azzurri in Belgio con Eder e Pellè, appunto c'è l'Italia che gioca contro il Belgio, questa amichevole che Conte ha definito un vero e proprio test, più che un amichevole. Tu sei uno sportivo, ami lo sport, Edoardo? No. Io ero uno sportivo, amavo lo sport. Ora, come tutte,
ahimè, sono diventato molto sedentario. Che cosa facevi? No, io ero dedito, ero un folle, ero dedito alle arti marziali in una maniera pazzesca. Poi, ma che cosa? Ma, delle peggiori, perché io amavo la Muay Thai, per cui me le dovevo proprio dare, avevo bisogno di quella. Ma vabbè, quindi a che cintura però, sei arrivato? Però no, io non esistono le cinture, lei esisteva. Quante legnate hai preso? Era, l'esperienza era in legnate, cioè uno, dai lividi si capiva quanto uno era esperto. Non sono mai stato un bravo calciatore, cioè tu figurati che io calcio balilla, come si chiama, il mio posto lì è sulla curva con la birra, cioè, mentre gli altri giocano, quindi figurati. Nemmeno proprio no, calcio balilla. Neanche lì. Senti, tornando, abbiamo proprio 2 minuti prima di concludere, tornando all'Accademia, volevo far vedere il sito ma ho il computer che mi si è bloccato. Comunque accademiacinematoscana.it, sì. Molto semplice. Dicevo dell'esperienza che i ragazzi possono fare già sul mondo del lavoro. Sì. State lavorando, avete lavorato proprio per dare delle opportunità importanti ai ragazzi? Sì, naturalmente. Quando si parla di stage vuol dire tutto e vuol dire niente. Esatto. No? Invece voi fate molta attenzione a questo aspetto. Tengo ovviamente a sottolineare una cosa: nessuna scuola è un ufficio di collocamento. Infatti, e sfido a trovare quelle scuole, a meno che non siano in altri ambiti, non siano quelli artistici, che garantiscono all'uscita il sicuro approccio al mondo del lavoro. Se esistono, forse esistono da qualche altra parte, soprattutto quando si parla poi forse del sistema meno certo in assoluto, che quello del mondo del cinema, no? Ha poco senso parlare di certezze lavorative in questo senso, anche perché probabilmente la vera scuola poi sarà dopo lottare per il loro piccolo spazio. Però è vero che si può fare una cosa, cioè accorciare la distanza che c'è tra un'accademia è quantomeno la possibilità di toccare con mano il territorio che poi sarà quello del lavoro. Questo noi l'abbiamo fatto stringendo delle relazioni anche con società di produzione che accoglieranno i nostri ragazzi durante le loro produzioni, quindi per fargli fare esperienza in tanti settori, dal punto di vista tecnico per chi è interessato dal punto di vista tecnico, ma per esempio per chi è interessato a un aspetto che può essere quello organizzativo, produttivo, di distribuzione, di vendita. Non è ultimo, perché non è assolutamente ultimo, l'accordo che abbiamo fatto con l'European Film Market, con la Berlinale, il Festival di Berlino, per capirci, che è un grande risultato per noi, perché questo significa che i nostri studenti possono frequentare, possono accedere a quel festival che non è solo una vetrina di film, ma è anche un mercato, una fiera, possono entrare in contatto con quelle che sono le realtà della filiera della produzione di un film, quindi dalla realizzazione ma alla distribuzione, chi è il compratore, chi è il venditore, chi sono i produttori. Questo è stato possibile, l'abbiamo sancito ufficialmente poco tempo fa, quindi i nostri studenti potranno, come i nostri docenti, potranno andare al Festival di Berlino non solo con delle agevolazioni, ma lavorare nello specifico come con altro tipo di festival, anche quelli territoriali, locali. Non voglio dirlo perché sennò poi si pensa che solo l'estero sia qualcosa, cioè anche il Lucca Film Festival accoglierà i nostri studenti, il Fotolux, di cui parlavamo prima, accoglierà i nostri studenti, il Movimento Lucca Effetto Cinema, cioè la realtà lucchese con la quale, come ti dicevo prima, abbiamo deciso di stringere relazione, e significa questo, poi significa possibilità di operare e di lavorare qui e all'estero. Edoardo, grazie per grazie essere a voi. Venuto qui questa mattina, in bocca al lupo perché il vostro progetto è davvero interessante e sicuramente avrà grande successo. Incrociamo, che se si fa? Si incrocia le dita nel cinema, è uguale. Ci si dice forse, rivediamoci qui per continuare a parlarne. Vai, assolutamente, ti aspetto. Grazie ad Edoardo Marazzita, direttore dell'Accademia Cinema Toscana, grazie a voi per averci seguito. Se volete l'informazione torna fra poco, ci vediamo con l'edizione del TG Noi.